Facciamo un po' di canzoni e quattro chiacchiere. Buongiorno Hermes, buongiorno Simone. Buongiorno Gaps. Buongiorno, se poi vorrete intervenire vi ascolteranno anche da YouTube quest'oggi. Sarà un piacere. Sto a pezzi comunque, sono stanchissimo, dato che siamo internos. Perché siamo internos. Siamo partiti su YouTube, probabilmente anche con le cazzate che dicevo prima. Quindi benvenute e benvenuti a tutti. Siamo in diretta anche su Clubhouse. Intanto aspettando che un po' di amiche e di amici si connettano, cantiamo una canzone, direi. Si sono presi i nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Chi sta ascoltando, per favore, se mi, su YouTube, se mi dice se si sente. Fu un generale di 20 anni, figlio di un temporale. È un dollaro d'argento sul fondo del Sancri. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sancri. Sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio e l'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse. Quando l'albero della neve fiorì di stelle rosse. A volte i pesci cantano sul fondo del Sancri. Na na na, na na na, na na na. Na na na, na na na, na na na. Na. Quando un sogno alza la testa dalle spalle della notte, c'erano solo cani e fuche e tende capovolte. Il grano freccia in cielo per farlo respirare. Il grano freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cerca sul fondo del Sancri. Na na na, na na na, na na na. Na na na, na na na, na na na. Si sono
prendi i nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Un generale di vent'anni, occhi turchini e giacca uguale. Un generale di vent'anni, fine di un temporale. Ora i bambini donne, letto di un sentito. Buon pomeriggio a tutti. Allora, saluto Ilaria. Scusate, devo gestire un attimo delle cose qua, ma nel frattempo saluto Ilaria, saluto Rosaria, Sandra che ci stanno seguendo, ciao Pietro, ciao a tutti, grazie, grazie per la puntualità, scusate se non vi ho saputo dare fino a poco fa un orario preciso, però appunto sono un po', sono in giro con, come ho scritto nel titolo di questa diretta, sono in giro con il mio compare Giacomo, potete vedere alle mie spalle il suo violoncello che a breve si attiverà e Giacomino lo suonerà per noi. Allora, ho un piccolo problema tecnico che cerco di risolvere. Connettere questi social network per lavorare insieme e ascoltarci. Mi continuate a sentire? Se mi confermate che mi sentite, è tutto bellissimo. E lo dico, ok, vediamo se adesso si sente. E lo dico appunto a tutti quelli di YouTube, se volete intervenire in maniera diretta su YouTube, potete scaricare l'applicazione Clubhouse e parlare con me. Faccio solo un check, se si sente andiamo avanti molto volentieri. Adesso si sente, fantastico, scusate, avevo avuto un piccolo problema tecnico. Allora, speriamo che la connessione regga, perché sto facendo tutto tramite connessione mobile, perché appunto sono un po' in giro, sono in Germania con il mio amico Giacomo e il suo camper. Adesso insomma sono in una stanza in cui posso trasmettere, stiamo cercando di suonare, ma la situazione è un pochino particolare. Se avete seguito domenica scorsa ho pubblicato l'ultimo video in cui io e Giacomo abbiamo suonato su un rooftop, su un tetto. Era un evento privato fatto in sicurezza, quindi la gente era rimasta a casa e noi suonavamo una sorta, era una serenata, possiamo dire, ecco. Ed è stato molto bello, è sempre bello suonare con Giacomino. Stiamo lavorando anche un po' su del materiale vario, sul materiale originale di cui vi ho detto l'ultima volta di cui sto preparando appunto il nuovo disco, che sarà un disco interamente one man band, aspettando, perché quest'anno è il decennale della Gaps Orchestra, aspettando di poter fare un disco vero e proprio con tutta la band. Farò questo disco one man band in cui mi esibirò di base da solo, con percussioni ai piedi e la chitarra, l'armonica e insomma come di consueto faccio per strada. Per me, ragazzi e ragazze, è sempre un piacere fare queste dirette live per poter stare un pochino insieme, raccontarci un po'. Oggi la faccio breve, anche perché insomma sarebbe bello se riuscissimo a suonare un pochino. Oggi io e Giacomo in giro, vediamo se ci riusciamo. Comunque sarà insomma una mezz'oretta totale di diretta, direi che sarà sufficiente. E chiunque volesse intervenire, basta che scarichi quest'app che si chiama Clubhouse e potete intervenire vocalmente e vi si sente, insomma ci parliamo anziché parlarci tramite chat. Vi canterò un paio di canzoni, se volete provare, anche io per rinverdire un po' il repertorio prendo sempre i vostri consigli e me li segno. Poi magari molto spesso me le chiedete un paio di volte le canzoni e io continuo a non saperle, comunque non saperle bene, però se avete delle richieste provate a farle. Masked mi chiede, ciao, sei a casa? No, sono in una stanzetta in Germania da cui posso fare questa diretta, anche perché casa non saprei dov'è casa, perché insomma
Da tanti anni, per chi fosse nuovo del canale, io appunto vado in giro per le strade, per il mondo, suonando per strada. Questo è il mio lavoro e quindi di fatto ormai da un paio d'anni io proprio sono ufficialmente senza fissa dimora, quindi a seconda di dove vado prendo ostelli, piccole stanze in affitto. Sono andato per un po' di tempo in giro con il camper del mio amico Giacomo che tra poco arriva. Gli ho dato l'appuntamento perché sta studiando adesso, ma alle 4:30 entrerà da quella porta e faremo un pezzo insieme. E quindi ecco, una casa vera e propria non ce l'ho, però se le connessioni mi sussistono, io cercherò quasi settimanalmente di fare queste dirette perché insomma mi piace, anche perché esibirsi per strada ovviamente è sempre più difficile, anche quest'anno che speravamo sarebbe andato un po' meglio, per ora non lo è. E noi ovviamente cerchiamo sempre di rispettare la sicurezza, facciamo un lavoro che è all'esterno e questo è bene. E quindi insomma cerchiamo comunque di suonare quando si può, però ovviamente è molto più difficile che di solito. E proprio anche per questo faccio queste dirette perché insomma mi manca il contatto con la gente. Bob Nevada, grande, ciao Bob Nevada. E se volete qua sotto ci sono dei link con cui potete supportare l'artista, una sorta di artista di strada 2.0 online. C'è cioè, sia un piccolo simbolo del dollaro in cui potete lasciarmi le vostre mance su YouTube, però io vi consiglio, è più facile e decisamente meglio, c'è il link al mio PayPal qua sotto, se vi va di collaborare o se volete qualcuno dei miei CD siete i benvenuti. Vari di voi hanno fatto, mi hanno scritto e hanno contribuito e li ringrazio tantissimo. Non so se mi sta seguendo, ma Simone, che è stato molto gentile in questo mese, e ovviamente l'immancabile Paolo Balestri, che se non mi sta seguendo adesso, sono sicuro che si ritroverà la diretta appena la vedrà. E Masked dice: mi sa che anche quest'anno si suonerà poco o niente. Che palle. Sottoscrivo al 100%. È stato un anno molto difficile, è stato un anno, insomma, con poca musica. Noi ci rendiamo conto adesso quando stiamo suonando con Giacomo, questo è il suo cappello. Quando andiamo in giro a suonare con Giacomo, ogni tanto ci capita di riuscire ad esibirci, poco comunque, e quanto alla gente sia mancata. Quanto alla gente sia mancata la musica dal vivo, in generale gli eventi live, ma non solo per assistere a un concerto, a uno spettacolo, ma proprio per il fatto di stare insieme. Quando le persone stanno insieme si creano relazioni, si creano energie che da soli non si creano. E compito degli artisti, dei performer, è sicuramente quello di portare la gente insieme. È chiaro che in questo periodo è più complicato e noi siamo i primi, scusate la botta, e noi siamo i primi a non voler farci tramite o causa di assembramenti, minimamente. Però ecco, rispetto agli artisti di palco, gli artisti di strada, vedo anche alcuni colleghi, stanno comunque continuando un po' a suonare qua e là, rispettando sempre le distanze, le mascherine e essendo ovviamente sempre all'aperto, che è una cosa che, come sappiamo, aiuta molto a non diffondere questo virus. Allora, io vi canterei un'altra canzone, farei un brano originale adesso. E poi abbiamo preparato un cavallo di battaglia che abbiamo con Giacomino e vi presenterò Giacomo, il suo violoncello e questa chitarra qua che vedete qua. Ve la presento tra poco, che è il mio ultimo acquisto e vediamo come suona. Questa è una canzone che trovate anche su Spotify, nel disco Girando Cantando, e l'apertura del disco, una canzone marittima, questa è L'onda che trascina. Soglie sul ciglio spoglio d'un piano forte sdentato, evocano fiori vividi. Nel nome del peccato, gettito a gettito corrono, sopra il mare brillano, torbidi spogli amanti, dipinti di bordeaux. Lasciami libero, lasciami qui a ballare, so che sono solo,
perso in mezzo al mare, ma l'onda che trascina è la stessa che avvicina. L'onda che trascina è la stessa che avvicina. La 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 la. Guarisco le gole vive di bianche falene, capodogli del sonno solleticano i vivai. Invito ogni sconosciuta, tu sai che non so ballare. Muovo veloce i piedi, il cuore batte per te. Lasciami libero, lasciami, lasciami qui a ballare. So che sono solo, perso in mezzo al mare, ma l'onda che trascina è la stessa che avvicina. Sì, l'onda che trascina è la stessa che avvicina. L'onda che trascina è la stessa che avvicina. L'onda che trascina è la stessa che avvicina. Yes, l'onda che trascina, sì, Rosaria è una canzone mia che ho scritto ormai qualche anno fa, pubblicata nel 2018 nel disco Girando Cantando come canzone che, con cui il disco inizia, esatto, Pietro lo sa e risponde subito, sì è mia, Gianfranco e Riccarda Crepaldi e Novelli, bella, non la conoscevo, ti ringrazio, vi consiglio, se non l'avete già fatto o se l'avete fatto potete farlo ulteriormente, che tanto male non fa, di andarvi ad ascoltare anche la versione che ho fatto insieme a tutta la band, che è appunto su Spotify, perché appunto potete sentire lì la band nel pieno del suo flusso. Vi ricordo, amiche e amici di YouTube e viceversa, che siamo in diretta anche su Clubhouse, che è una nuova applicazione che prevede soltanto l'utilizzo della voce, quindi siamo in diretta anche lì, e la differenza insomma da tanti rispetto a tanti altri social network che fanno live streaming è che potete intervenire con la vostra viva voce, quindi se magari non questa volta ma la prossima volete insomma entrare in diretta con me, potete farlo tramite questa applicazione Clubhouse. Ci sono degli inviti da inviare. Si può entrare soltanto su invito, però insomma dovrebbe essere abbastanza semplice reperirne uno. Fatelo, perché insomma possiamo trasformare questo monologo in una chiacchierata, in un dialogo, che mi piacerebbe. Voi siete sempre tutti fantastici che mi scrivete nei commenti ed è meraviglioso, però insomma per non sentire anche sempre soltanto la mia voce sarebbe molto carino se voi steste un pochino qui con noi. Ringrazio tutte e tutti per il supporto che sto ricevendo nell'ultimo periodo. Non so se avete notato, se non l'avete notato spero lo farete, sul canale ho lanciato un nuovo format, quindi la domenica come sempre c'è il classico format del video in cui canto, e penso il giovedì, vado a controllare, penso giovedì scorso l'ho fatto, ho pubblicato un video che si chiama L'angolo delle curiosità sui cantautori italiani, in cui racconto curiosità sui cantautori. La prima puntata è la relazione tra Fabrizio De André e Raffaele Cutolo. Quindi se volete sapere la vera storia di Don Raffaele, la canzone di Fabrizio De André, andate sul canale e ascoltate questo breve vlog. In 2 minuti e mezzo vi racconto che cosa è stato. Adesso io credo che Giacomino stia per arrivare, a breve potrebbe aprire quella porta e finalmente potrò presentarvelo. Comunque andate sul canale, se non l'avete fatto ovviamente iscrivetevi, e se avete delle altre storie di cantautori, piccole curiosità che volete conoscere o che magari sapete, volete raccontarmi perché io poi le possa divulgare, vi prego di iscrivermi su Facebook e su Instagram, i link stanno qui sotto come sempre. Eccolo qui, Giacomo, buongiorno. Buongiorno. Prego, ti ho preparato lo sgabellino e il cello
Sembra in bilico, hai paura? No, non mi sono messo molto bene. Eccolo qua. Ti ho portato il cappello nel caso in cui non ti sentissi di suonare senza, ce l'hai. Allora, l'avete già visto. L'avete già visto in. Guarda, questa la prendo. Sì, è tutto molto in bilico. L'avete già visto Giacomo in un po' di video qua sul canale. Ed è, insomma, come avete visto, insomma, lui e il suo violoncello. Ah, è bassino lo sgabellino, effettivamente. E, insomma, l'avete visto, l'avete sentito. Forse vuoi venire un po' più di qua? Di qua? Sì. L'avete visto, l'avete sentito in un po' di video. Adesso, insomma, è arrivato finalmente il momento di proporvelo live. Hai abbastanza spazio? Mm-hmm. Fantastico. Allora, io ho pensato, Giacomo, di fare un pezzo che prima o poi dovremo anche, spero che riusciremo, insomma, a farci un bel video quando lo suoniamo per strada. Uno dei nostri cavalli di battaglia che ci vengono meglio, direi un generale. 12 corde. E questa 12 corde, ragazzi. Questo è il mio nuovo acquisto. Nuovo acquisto, di cui sono molto fiero e che aspettavo proprio per suonare una canzone di questo tipo. Le ho accordate tutte 12, eh? Una per una. Una per una. Anche l'armonica. Allora, ragazzi, la prossima intanto sentiamo. Madrisotti Francesco scrive: ciao Alessandro, sono Francesco, era lo Stellini. Infatti mi suoni. Sezione B, bello seguirti su YouTube. Complimenti, un abbraccio. Certo, mi ricordo Madrisotti. Il nome porta immediatamente la faccia, anche perché sono quei ricordi di liceo che uno torna. Beh, sono contento che mi segui. E, insomma, sono contento che tu mi abbia trovato. Qua su YouTube, continuo a seguire. Ogni domenica, come sapete, c'è sempre un nuovo video in cui suono o suoniamo, tendenzialmente per strada, ma non solo. Come avete visto, sto facendo anche questo format in cui canto in ambientazioni magari un po' più naturalistico, oppure all'interno di qualche stanza, di qualche piccolo studio di registrazione, anche perché, insomma, suonare per strada in questo periodo, come dicevo, Giacomino, anche qui in Germania non è facile. Però noi siamo ancora qua. Allora, questa è una canzone che abbiamo rispolverato nel post-pandemia, perché Francesco De Gregori ci rassicura che anche dopo la guerra, e quindi anche dopo la pandemia, torneremo ancora a cantare, ma soprattutto a fare l'amore con le infermiere. Generale, dietro la collina ci sta la notte, Crucca è l'assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati, non ancora tornati. Non vedi il treno che portava il sole, non fa più fermate neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male, che tornerete ancora a cantare e a farci fare l'amore alle infermiere.
5 stelle, queste 5 lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno, che mezzo vuoto e mezzo pieno, e va veloce verso il ritorno, tra 2 minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore. Giacomo Gamberucci al violoncello, amiche e amici. Oh, finalmente, sono molto felice che siamo riusciti a fare questa diretta insieme, finalmente, perché ci voleva farci sentire anche, insomma, più live possibile. Spero che abbiate visto, e se non l'avete fatto potete farlo appena finisce questa diretta, il video che abbiamo registrato io e Giacomo, in cui appunto facciamo questa serenata su un tetto, questo rooftop concert, un po' stile Beatles, con ovviamente, guarda, posso abbassarmi, con ovviamente, insomma, le dovute proporzioni, perché i Beatles non avevano un violoncellista comunque, e insomma ne seguiranno altri certamente nelle prossime settimane, magari possiamo giriamo qualche video in qualche luogo naturale un po' carino e possiamo tenerci in contatto. Vi linko qua sotto anche la pagina Instagram e Facebook di Giacomo, così potete seguire anche la sua pagina personale, lo trovate insomma su tutti i social con tutte le sue foto, il suo bellissimo ed elegantissimo show che fa anche personale, uno dei pochissimi artisti di strada che suona il violoncello, fa delle cover internazionali riarrangiate comunque con un certo gusto, molto elegante acusticamente, suonate poi con il violoncello. Vi linko tutto quanto in descrizione, così potete andarlo a trovare. Ci lasciamo, chiudiamo qui la diretta insieme a Giacomo, e vi ricordo come sempre domenica ci sarà un nuovo video in cui suoniamo, dipende se riusciamo a girarne uno o se ho qualcosa in archivio, e già giovedì, tra 2 giorni se non mi sbaglio, o mercoledì o giovedì, ma penso giovedì, come la scorsa settimana, c'è il video dell'angolo delle curiosità sui cantautori italiani. Quindi non perdetevelo, e vi prego, se avete qualche idea o qualche curiosità su qualche cantautore o qualche aneddoto particolare, scrivetemi su Facebook e su Instagram. Ci sono sempre i link qui sotto in descrizione, perché insomma ho deciso di iniziare questo breve angolo di divulgazione sulle storie un po' più particolari sui nostri cantautori italiani. Leggiamo gli ultimi commenti e vi salutiamo. Giovanni Battista: ciao Gaps, ti seguo sempre, saluti da Stoccarda, Germania. Grande, ciao Giovanni, e ciao a Stoccarda, che insomma è una città che amiamo, anche se gli sbirri ci hanno cacciato qualche mese fa. Malamente, sì, è un po' complicato, però insomma sia io sia Giacomo abbiamo partecipato varie volte al festival di Ludwigsburg, e speriamo che appena si possa di tornarci insieme, magari con il quartetto base Gaps più Giacomo, che ormai direi ufficialmente è il quinto Gap, quindi sarebbe bello vederci tutti là. Grazie Pietro, che dice bravissime, ciao. Bene, noi vi salutiamo e vi abbracciamo e ci vediamo presto. Ciao. Ciao.